Benvenuti a un nuovo appuntamento in compagnia del professor Groppalli, con cui andiamo alla scoperta della natura, delle sue bellezze e dei suoi segreti. Ci troviamo in provincia di Cremona, in un altro angolo davvero tutto da scoprire e molto bello, come si può già intuire in lontananza. Dove ci troviamo, professore? Bene, qui siamo in una zona della periferia di Cremona, nella zona più o meno del termocombustore, tanto per orientarci. Dietro le mie spalle c'è quello che è chiamato il Bodri Vacchelli, dal nome del proprietario dei campi dell'epoca. Bodri, scavato probabilmente da una piena fluviale, da una rotta fluviale, quindi che ha le caratteristiche di queste raccolte d'acqua. La zona però di cui fa parte il Bodri Vacchelli è tutta la zona collegata a un piccolo corso d'acqua della periferia cremonese, si chiama La Morta. Morta è un nome chiarissimo, vuol dire che era un braccio morto del fiume, Po, abbandonato e diventato morta e in seguito impaludato. Bene, queste paludi in piccola parte sono rimaste perché le paludi più belle della Morta sono quelle che sono sepolte sotto la montagna dei rifiuti di noi cremonesi di qualche tempo fa, quando i rifiuti si mettevano in discariche, qui con in più la malaugurata idea di bonificare delle paludi, perché l'odio per le paludi è rimasto incrollabile per secoli, ma bonificarle con i rifiuti solidi urbani, con i rifiuti prodotti dalla città di Cremona. Quindi queste bellissime paludi sono state colmate quasi tutte, ne rimangono poche, sono state colmate quasi tutte con rifiuti che hanno continuato poi fino alla loro decomposizione a contaminare la falda. Perché allora si faceva così e nessuno pensava che i rifiuti, anche i rifiuti che vengono dalle case, sono una fonte di contaminazione molto forte e molto pericolosa. Scelte che possiamo definire discutibili alla lunga. Certo. Ci spostiamo verso la parte più bella e più particolare. La prima sosta di oggi è vicino all'acqua con sorpresa. Beh, sorpresa purtroppo mica tanto. Abbiamo trovato una nutria che, spaventata dalla nostra presenza, si è allontanata e si è nascosta, e lungo le sponde prendono il sole alcune testuggini. La zona in passato era uno dei punti rimasti per la nostra specie originaria, la testuggine di palude. Ce ne dovrebbe essere ancora qualche esemplare, però la brutta abitudine di liberare animali in natura ha determinato la presenza abbondante di testuggini delle orecchie rosse, testuggini che vengono dal Nord America, quelle piccole tartarughine che ogni tanto vengono regalate o venivano regalate ai bambini. Beh, dopo un po' le tartarughine, se non muoiono, diventano grandi, diventano scomode perché i bambini ci si divertono quei 10 minuti iniziali, poi è la mamma o il papà che accudisce, e a un certo punto prima o poi vengono tra virgolette liberate, cioè chi le aveva in casa le porta presso un fiume, una palude, un laghetto e le libera. Fin qui niente di male, se non che questa specie aliena entra in concorrenza forte con la nostra specie originaria, che già aveva problemi molto rilevanti per la sopravvivenza, e la minaccia entra in concorrenza e quindi la danneggia. Quindi noi abbiamo tante di queste testuggini aliene e sempre meno delle nostre originarie. Quindi anche questo è un problema di cui nessuno ha tenuto conto fino a quando recentemente è stato vietato finalmente di introdurre animali alieni nelle nostre acque, cosa che comunque abusivamente viene fatta lo stesso. Perché chi ha una di queste tartarughe a casa e vuole disfarsene non sa altrimenti come fare. Un piccolo esempio: nel parco ad Assù avevamo fatto un recinto con acqua e con alimentazione garantita per queste tartarughe aliene,
spargendo la voce, non sai dove disfartene, portala lì, che lì non dà nessun danno perché rimane chiusa in una struttura adatta per lei. Abbiamo dovuto chiuderla nel giro di 15 giorni, da tante tartarughe erano arrivate, non sapevamo più materialmente dove metterle. Quindi questa tendenza a comprare animali inutili e a liberarli in natura è comunque molto molto forte ed è un problema reale per la nostra specie. Abbiamo visto anche dei pesci? Sì, abbiamo visto delle carpe in amore. Allora, le carpe in amore vuol dire una grossa femmina seguita da alcuni pretendenti che cercano le acque basse dove poi la femmina depone le uova e i maschi le fecondano. Allora, la storia della carpa è una storia un po' particolare perché la carpa non è originaria delle nostre acque, ma c'è da un tempo così lungo che molti la considerano specie ormai autoctona. Quello che ha provocato l'introduzione della carpa nelle nostre acque non lo sapremo mai, però lo possiamo dedurre dalle acque in Nord America in cui la carpa è stata introdotta recentemente. Bene, dove arriva la carpa? La carpa è un animale che fruga sul fondo, tira su delle boccate dal fondo, lo lavora in bocca, quello che è commestibile finisce nello stomaco, il resto viene sputato. Se il fondo è fangoso, come le acque nelle quali la carpa ama vivere, il fango, il limo derivante da questa operazione si deposita dove capita e si può depositare anche su piante acquatiche, su piccoli animali acquatici, ma soprattutto sulle uova di altri pesci. Quindi queste uova di altri pesci vengono soffocate da questa patina di fango, di limo, che copre tutta la loro superficie. È quello che è stato verificato in alcuni laghi nordamericani dove la carpa è uno dei pesci più dannosi agli ecosistemi acquatici della zona. Bene, da noi la carpa c'è da molti secoli, per cui non sapremo mai che guai ha provocato, ma di fatto anche l'introduzione della carpa è un po' un mistero, perché secondo alcuni sarebbe stata introdotta dai romani. In effetti, in alcuni testi di alta cucina romana, la carpa viene definita la delizia del Danubio. Allora, se la mangiavano nel Danubio, nelle acque di cui era originaria, e se ne deliziavano, perfetto. Il dubbio che abbiamo è che i romani l'abbiano anche introdotta nelle nostre acque. Dove non abbiamo dubbi, però, è l'introduzione della carpa nelle nostre acque al seguito dei monasteri, perché dopo le invasioni barbariche, quando la cultura e la civiltà romana ritornano in vita, questo processo avviene tramite i monasteri che partono dall'Irlanda e hanno come nei loro statuti quello di avere una biblioteca ricca e di ricopiare tutti i testi salvati dalla cultura, ovviamente religiosa, ma anche romana, anche antica. Per cui un nuovo monastero veniva fondato e aveva in dotazione nuovi testi e nuovi libri. E da questi centri di cultura recuperata ritorna la cultura latina e la cultura romana. Un esempio, l'esempio migliore di questa colonizzazione culturale da parte dei monaci irlandesi è San Colombano. San Colombano proviene dall'Irlanda, Bobbio è uno dei grandi centri più forti nell'Italia del Nord e da lì poi via via questa cultura, questi monasteri si diffondono. Problema dei monasteri. Allora, cibarsi di carne avrebbe acceso i sensi e credo che di accendere i sensi in giovani monaci e monache non ci fosse proprio né bisogno e neppure l'opportunità in questi conventi che ospitavano giovani in piena tempesta ormonale. Quindi la carne veniva bandita, però servivano alternative, quindi formaggi, verdure, eccetera, ma soprattutto pesce, che poi era fondamentale nella dieta di magro, della quaresima, del venerdì e di tutte le festività in cui era obbligatorio mangiare di magro. Allora ogni convento di origine irlandese aveva lo stagno per le carpe, perché le carpe si possono nutrire di scarti della cucina, vivono bene anche in acque non particolarmente di qualità elevata, quindi vicino al monastero veniva scavata una buca, se già non c'era,
immesse le carpe che venivano poi pescate e servivano per l'alimentazione dei monaci. Quindi da queste acque chiuse e conchiuse, prima o poi qualche carpa è scappata e abbiamo trovato qualche suo lontanissimo discendente qui che si accoppia felice in piena natura. E si adattano facilmente davvero ad ogni situazione? Sì, si adattano molto facilmente ad acque anche calde, con poco ossigeno e che per altri pesci non sono particolarmente indicate. Sempre ci capita, facciamo un'altra sosta perché qui il panorama offre anche tanti spunti per parlare di quello che c'era e di quello che c'è adesso. Bene, quello che c'era qui, le paludi della Morta erano piccole meraviglie, degli scrigni di natura appena in periferia. La Morta era in condizioni disastrose perché era uno dei collettori dei reflui fognari di Cremona, Morbasco e Morta e qualcos'altro. Adesso è ancora in cattive condizioni perché riceve gli ultimi residui, speriamo ultimi e non per molto tempo, dell'antica discarica di rifiuti, quindi il percolato finisce ancora purtroppo nella Morta che non è in buone condizioni. Ma quello che è più triste è che questa campagna così bella che dà sulla città e sul Torrazzo, in passato e non molti anni fa, non moltissimi anni fa, lungo questi residui di filari si trovavano delle piccole paludi, originate probabilmente dall'estrazione di argilla, però ben conservate, belle e ricche, collegate poi, con una piccola separazione di questo arginello, con le meravigliose paludi della Morta. Era un piccolo paradiso di fauna soprattutto e di flora, sepolto da rifiuti. Quindi questo dà un po' un'idea di come la ricchezza della natura non sia stata valutata come tale fino a tempi purtroppo molto recenti, ma usata semplicemente come luogo dove mettere quello che non serviva più. C'è un buco, che sia palude o non palude, bene, riempiamolo di rifiuti, tiriamo poi a livello la campagna sopra e rendiamola coltivabile. Bene, di queste assurdità ne abbiamo subite veramente tante, troppe, e adesso è ora di finirla. E soprattutto un altro problema che subiscono le paludi lungo il corso del Po è l'abbassamento del letto del fiume. Tutto quello che era l'anca è diventato Morta e molte Morte si sono asciugate e si stanno asciugando completamente. Perché il processo di degrado va avanti, anche se la sensibilità aumenta, il degrado continua e anche se per qualche motivo o per qualche caso decidessimo di fermare questo processo, ci vorrebbero molti, molti anni per recuperare. Tempo non ne abbiamo più. Quante cose abbiamo perso, quindi? E continuiamo a perdere, purtroppo. Perché ci vorrà tempo, come si diceva. Ci vorrà tempo. Quindi biodiversità, paesaggi, tutto perduto. Basta vedere la biodiversità dei campi coltivati. In passato avremmo visto e sentito qui, in questa campagna coltivata, decine di cutrettole. Uccellini meravigliosi, eleganti, in cremonese la furmentina perché nidificava nei campi di frumento. Sparite, non ce n'è più. Cardellini, dove sono finiti i cardellini? Fringuelli, pochi in città, in campagna più. È un piccolo grande disastro. Farfalle in campagna, quante ne vediamo? Forse una specie e poca anche di quella. Purtroppo il degrado continua. Non dico che sia inarrestabile, però per ora continua con estrema forza. Thank you.
altro punto molto bello dal punto di vista naturalistico e anche dell'occhio, se vogliamo. Beh, qui siamo nella fascia di acquitrini che accompagnavano la morta. Adesso questi acquitrini sono in asciutta completa, si riempiono d'acqua solo durante le piene del Po, quando la morta non riesce più a defluire nel corso d'acqua maggiore, quindi si alza di livello. In passato l'acqua era molto più abbondante, molto più frequente, anche perché il Po era un livello molto superiore rispetto all'attuale, e quindi questa fascia di acquitrini dava una ricchezza notevolissima alla biodiversità, per cui c'era la morta, che allora era molto contaminata, ma però questi acquitrini che in parte depuravano le sue acque e in parte ospitavano una fauna e una flora estremamente ricche. L'ideale sarebbe che avessero ancora un po' di acqua, quindi una regolazione delle acque della morta per allagare in termini molto più di persistenza di acqua queste zone, queste vasche di acquitrino, che fungerebbero tra l'altro anche come depuratori naturali. Quindi l'idea che hanno tutti i gestori delle acque, che l'acqua deve scorrere il più velocemente possibile a valle, in questi casi è un'idea che confligge in modo anche molto forte con la conservazione della natura e della biodiversità. In questi casi una zona dove l'acqua può espandersi e può persistere a lungo è sempre una zona ricca, bella, varia, e poi un ritorno a quello che erano le paludi della morta, quelle che sono rimaste del passato. Conservazione a volte diventa un po' la parola chiave per quanto riguarda certe zone, perché andrebbero mantenute e conservate. Sì, pur considerando che una zona umida per sua naturale evoluzione tende ad asciugarsi e a scomparire. Anche i grandi laghi prima o poi diventeranno paludi e diventeranno bosco. Non faremo in tempo a vederli. Per le paludi basse, per gli acquitrini, il processo è molto più veloce, perché una volta che sono asciutte molto a lungo si insedia vegetazione che poi alza ulteriormente il fondo, che poi quando muore si deposita, quindi l'acqua diventa sempre meno frequente. E il passaggio successivo è l'insediamento di arbusti, poi di alberi e la trasformazione finale in bosco. Quindi se noi vogliamo conservare il più a lungo possibile le zone umide dobbiamo fare qualche intervento. In casi come questo basterebbe semplicemente dargli acqua che duri un po' il più a lungo possibile lungo le sponde. Non serve molto di più, basterebbe stabilire una soglia da qualche parte nel corso d'acqua in modo che il livello della morta si alzi e vada a finire nelle depressioni che erano il vecchio corso della morta, poi trasformato in un piccolissimo corso d'acqua come attualmente. Qui sentiamo le immancabili cicale, ma c'è anche qualche cinguettio. Sì, qualche cinguettio. Beh, qui abbiamo sentito la capinera, il merlo, ho sentito qualche fischio iniziale di usignolo. Beh, qui c'è tutto quello che dovrebbe esserci, ma essendo un pochino in stagione avanzata, molti uccelli hanno fatto il nido, hanno i piccoli o hanno i piccoli da finire di allevare prima che volino in modo autonomo e completo, e quindi stanno zitti, non si fanno certo vedere o segnalano la loro presenza ad eventuali predatori o parassiti. Quindi come stagione dei canti, quella migliore è la primavera, noi adesso siamo già un pochino avanti di stagione, però qualche uccello cortesemente si fa sentire, quindi rende piacevole comunque l'escursione. Le soste ormai non le contiamo più, sono tantissime perché sono tante anche le cose di cui parlare, anche in questo punto. Beh, questo punto è l'unico che ha acqua sempre, credo per funzioni particolari del termoutilizzatore che abbiamo sull'altro lato di questo arginello. E questa presenza costante dell'acqua è un po' una dimostrazione della importanza dell'acqua per la fauna, soprattutto in questo caso. Qui abbiamo visto delle gallinelle d'acqua, abbiamo visto un adulto e due giovani. Le famiglie delle gallinelle d'acqua sono famiglie un po' particolari, nel senso che la coppia fa la prima covata di uova,
quando i piccoli sono schiusi, di quei piccoli si occupa il padre, mentre la madre si occupa di una seconda covata. E quando la famiglia, quando anche la seconda covata è nata e ci sono una nuova infornata di piccoli, un po' più giovani degli altri, sono anche i fratelli maggiori che aiutano i genitori a allevare i piccoli. Quindi sono famiglie allargate di genitori prolifici e di zii generosi che aiutano all'allevamento dei più giovani. E in questo modo la gallinella d'acqua, facendo due covate ben accudite tutti gli anni, è in grado di popolare rapidamente corpi idrici anche di qualità non elevata, come probabilmente anche questo. Quindi la gallinella d'acqua, se non viene disturbata da cani vaganti, gatti, ratti, è in grado di popolare rapidamente i corsi d'acqua e i corpi idrici. Un invito a questo punto ai padroni di cani. È vero che il povero animale abituato a vivere nell'appartamento, quando può, deve correre e correre libero. Ma un cane che corre libero e trova un nido di gallinelle d'acqua o di germani reali o di altre specie che nidificano sul terreno, molto spesso lo distrugge. Quindi facciamo correre il nostro cane in ambienti più antropizzati, facciamolo correre tranquillamente dove vogliamo, ma non proprio dovunque. In ambienti naturali un cane libero è un pericolo, è un elemento di disturbo forte o addirittura di distruzione per alcuni animali che, permettetemi da naturalista, sono più interessanti di un cane che corre libero privo del guinzaglio. Ci vuole sempre attenzione in tutte le cose che si fanno, questo potrebbe essere certo. Un po' il consiglio. Tanto più in natura. Professore, anche oggi abbiamo terminato il nostro percorso alla scoperta della flora e della fauna e di questi scrigni di bellezza che davvero si trovano nascosti nel territorio. Grazie per averci accompagnato come sempre. Grazie a voi. E grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.